In una lettera scritta in data 6 dicembre del 1916 a Erminia Galgani, una sua figlia spirituale, Padre Pio scrive quanto segue: con ripetuti colpi di salutare scalpello e con diligente ripulitura, suole il divino artista preparare le pietre che dovranno entrare in composizione dell'eterno edifizio. Così canta la Chiesa nell'inno dell'Uffizio per la dedicazione, e così veramente è. Oltre la lunga e varia prova per parte dei tuoi per l'elezione del tuo stato, il Signore, nella sua infinita pietà, aggiunge quella dei timori e tremori spirituali con qualche aroma di desolazione. Sia dunque ringraziato che ti tratta da eletta a seguire Gesù da vicino per l'erta del Calvario. Ed io vedo con gioia e commozione del mio interno questa condotta della grazia con te, o figlia dilettissima del mio cuore. Se non ti vedessi così sbattuta, sarei meno contento, perché vedrei meno gemere regalarti il Signore. Io perciò, che nella carità santa molto desidero il tuo vantaggio, godo e sempre più godo nel considerarti in cotesto stato. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.